Ciao Sweet Family, sperando che le vostre feste natalizie stiano procedendo al meglio. Purtroppo Natale è passato, ma noi ci prepariamo al 100% per quella birbantella della Befana. Sì, perché la Befana viene di notte con le calze tutte rotte. Ma prima di cominciare vi lascio ancora un po' sulle spine perché vi lancio la nostra Fantastic Sigla! The Jingle Bell! Hola, family, and welcome back to my channel. Ma soprattutto, bentornati in questo nuovissimo e super befanissimo video. Ebbene sì, perché oggi sono qui per scoprire insieme a voi, visto che ci stiamo avvicinando alla Befana, quindi all'Epifania, le mie prime due calze che ho trovato al supermercato. Sono costate veramente pochissimo, circa 6 euro l'una, e sono una a tema Winx e l'altra a tema ovviamente Frozen 2. Poi ovviamente in questi giorni ne andrò a cercare altre e ne andremo ad aprire altre, perché io sono veramente molto curioso, soprattutto di aprire quelle, le calzettone della Giochi Preziosi. Cioè, devono essere fantastiche, sono quella delle Roll Surprise, che c'ha un braccialetto all'interno che mi aggrada un sacco. Però prima di cominciare a scoprire il contenuto, come notate sono un po' malaticcio, c'ho un po' di raffreddore, un po' di mal di gola, un po' di voce giù, insomma. Lasciatemi un bel like a questo video e se siete nuovi e volete far parte anche voi della magica Sweet Family, mi raccomando iscrivetevi in tantissimi al mio canale YouTube. Inoltre vi aspetto anche su tutti i miei social network, ovvero Instagram e la mia pagina TikTok. Detto questo, no, mi manca ancora una cosa da dirvi. Visto che ci stiamo avvicinando al 2020, quindi al nuovo anno, e come molti di voi sanno, il nuovo anno per noi youtuber porterà un sacco di cambiamenti. Quindi, visto quella legge coppa che deve arrivare, insomma, YouTube ci sta già facendo dannare. Quindi mi raccomando ragazzi, ricordatevi sempre che i miei video verranno pubblicati quasi ogni giorno dalle 14 in poi, quando andrete a scuola. Però adesso che sono dei giorni di festa li pubblico alle 11, però quando ritornerà il 6 o 7 di gennaio ricordatevi comunque di venire sul mio canale, che sicuramente troverete un video al giorno o quasi. Comunque raga, prestissimo, cioè entro la fine dell'anno vi faccio anche un video in merito, mi mancano ancora 2 o 3 giorni per farvelo, così vi spiego veramente tutto quello che succederà. E detto questo, io direi di bando alle ciance, e direi di cominciare ad aprire queste calze. Allora, io apro la prima, cioè che è del mio film preferito in assoluto, ovvero Frozen, e questa qua meglio Frozen 2, è della marca Cucina Disney, o meglio Zaini, e dovrebbe esserci all'interno un po' di dolciumi e poi anche una sorpresa a tema Frozen. La cosa bella di questa calza è che qua in primo piano vediamo la nostra Elsa, sì, col nuovo vestito, perfetto, meno male, voilà. E andiamo a vedere cosa si nasconde all'interno. Ok, allora, prima calza. Prima roba che mi viene alla mano, cosa sono? Biscottini al latte. Ah, dimenticavo, saranno ciofeghe o non saranno ciofeche? Comunque, biscottini, io vengo da Russia, biscottini al latte che andremo a mangiare domani mattina stasera raga sto degenerando, a colazione. Poi, voglio vedere la sorpresa, altri biscottini, ma in questo caso non sono più al latte ma bensì al cacao, sono dei piccoli frollini buoni comunque. È una calza all'insegna della salute questa, non è troppo tanto chimica. Questo cos'è? Crocchi. Qualcuno di voi lo conosce questa cosa? Dovrebbe essere tipo una specie di Kinder merendero con dentro la sorpresa anche. Oh no, allora, no vabbè. Allora, raga, c'è il vostro barattolino, lo mangio insieme a voi, anche se sarei un po' a dieta prima dell'ultimo dell'anno, ma non importa. Che bontà, è anche meglio del Kinder merendero, di dire sincera verità, un po' amarognolo, buono, buonissimo. E questa qua dovrebbe essere la sorpresa. No vabbè, che carino. Allora,
Questa è la checklist. Potete trovare vari accessori, comunque varie cosine da collezionare, e poi i tre personaggi principali del film di Frozen 2, ovvero Elsa, Anna e Olaf. Se non l'avete ancora visto, vi dico solo che Olaf in questa seconda tornata di Frozen 2 è uno comunque dei protagonisti principali. E io ho trovato Olaf, ovviamente in super miniatura, ma non importa perché è veramente fatto molto molto bene. È una figures in 3D, piccolissima, però raga mi piace un sacco, ed è tutto da collezionare ovviamente. Poi andiamo avanti, andiamo a vedere cosa c'è di altro. Cosa sono? No vabbè, ma cioè, potevano anche evitare di metterci dentro i frutti rossi. Sono una specie di cioccolatini, però con all'interno cereali e frutti rossi con copertura allo yogurt. Io capisco che, vabbè, salute e tutto, però cioè qualcosa di un pochettino chimico potrebbero metterlo. Poi cereale croccante con copertura al cacao, finalmente qualcosa di cioccolatoso. E infine, guardiamo cosa esce. La sorpresa alla fine era quella che c'era lì dentro, quindi il nostro piccolo Olaf, e non mi dispiace. E poi ancora cereale croccante con copertura al cacao. Perciò, sì, però ecco, la cosa carina è che sono tutti a tema Frozen 2. Perfetto, e questa qua era la prima sorpresa che ho trovato all'interno. Vi ricordo che comunque sono sorpresine che sono dentro all'interno di calze da 6 euro con dei prodotti alimentari. Passiamo alla seconda calza, ovvero quella delle Winx. Allora, primo, oh, questa qua è un pochettino più chimica, un pochettino più caramellosa. Prima cosa che troviamo all'interno è il marshmallow. Questi così sono un marshmallow da mettere nella cioccolata calda. Buonissimi, tutti alla frutta. Poi, oddio, la Dolphin, perché sono della marca Dolphin, si ostina a mettere all'interno queste Polaretti Magic Milk. Sono delle cannucce che se voi inserite nel latte, tirate su, quindi aspirate il latte, viene su questo profumo di fragola, a volte cacao, a volte altri gusti. Dicono che sono ricche di vitamina D, crediamoci. A me non piacciono per nulla. Poi. No, sono stato cattivo, raga. Il carbone nero. Ma dov'è la sorpresa? Dov'è la surprise? Ulla, cosa sarebbe questa cosa? Beh, la svelo dopo. Allora, poi ho trovato finalmente delle caramelle gommose della marca Polaretti Dolphin, ovviamente. E infine un riso choc, sempre della marca Dolphin, così di Polaretti. Questo qua è cioccolato con il riso soffiato. E adesso vi svelo la sorpresa. Una bella sorpresa consistente, nonostante queste calze a volte tirano fuori di quelle ciofeche. E dovrebbe essere un tag che dovete applicare sulla vostra valigia. Guardiamo se non erro. Un tag tutto glitteroso, mi sembra di aver visto. Sì, esatto, è quello da applicare alla vostra valigia o cartella. Dietro c'è tutta la varia descrizione, nome, cognome e telefono, nel caso perdete comunque il vostro affetto personale, eccetera. E poi tramite questa fissura voi andate ad applicarlo alla vostra valigia e avete la valigia personalizzata Winx. Direi che non è una sorpresa brutta, anzi, per io che adoro le Winx, mi fa un sacco piacere, la metterò sulla mia valigia che mi accompagna in ogni mio singolo viaggio. E insomma, questo qua era il contenuto delle mie prime due buste, diciamo, non buste, come si chiama, di calze della Befana per questo 2020. Io spero che insomma questo video vi sia piaciuto. C'ho la gola in fiamme. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un bel like. Se siete nuovi e volete far parte anche voi della Magica Swirl Family, iscrivetevi in tantissimi al mio canale YouTube. Inoltre, vi aspetto su tutti i miei social network, ovvero Instagram e la mia pagina TikTok. Io per adesso vi mando un super mega bacio befanoso a tutti. E noi ci vediamo domani con un altro e fantastico video!
video. Ciao.